attenzione nel corso di donatura, la donatura missione con guida. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eh sì, la donatura a missione con l'ausilio di una guida. Per non sbagliare, la più facile delle donature a missione, quella dove per sbagliare bisogna proprio farla così. E allora, cosa ci occorre? Innanzitutto i nostri mandala di carta, quelli che abbiamo fatti insieme qualche video fa. Ve li siete persi? Male. E allora andate qui, proprio nel video dei mandala, e andate a vedere come si fanno. Naturalmente un piccolo compendio di cose di doratura per poter applicare la foglia oro sul nostro supporto. Il corso di doratura si svilupperà maggiormente, quindi vi sto facendo prendere la mano con una tecnica semplice prima di passare a via via in missioni dell'oro sempre più complesse. Preparatevi! Quindi spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere cosa ci serve. Ed ecco l'occorrente per creare il nostro piatto decorato. Innanzitutto il piatto in terracotta, i nostri mandala di carta che abbiamo ritagliato qualche video fa. Ve lo siete perso? Lo trovate tra le schede informative o nel box informazione. Io ho fatto questi mandala con la carta forno e sono venuti molto bene, quindi vi rimando a quel video per capire come si fanno. Fatene due con delle fantasie accordanti. Un acrilico, io qui ho il Max Acryl della Ferrario nella colorazione blu ceruleo, il 21. Dei pennelli da poco conto, oggi non usiamo proprio il tintoretto, non li rovino, oggi usiamo dei pennelli veramente di poco conto. Un paio di forbici, dei pezzettini di scotch biadesivo, un vassoietto per stemperare il colore e poi passiamo al protagonista del video, cioè la doratura. E allora, cosa ci serve? Un libretto di oro francese o oro finto, che viene venduto appunto tra dei fogli cartonati, troverete qua in mezzo, vediamo se riesco a farvi vedere, 100 fogli così di oro, che adesso preleveremo insieme, una crema grassa, rigorosamente Onivia oleocrema, non è una pubblicità queste creme, ma sono le uniche che hanno un bassissimo contenuto di acqua, un alto contenuto di paraffina che determina bene la presa dell'oro. Un coltello da doratore, e qui abbiamo il top, quello veramente il coltello da doratore più bello che io abbia mai visto, e io ne ho visti tanti, credetemi. Questo ha una lama grandissima, il doppio filo. Cos'è il doppio filo? Taglia da entrambi i lati ed è veramente fatto bene, bellissimo, ed è della Tintoretto. Una spatolina per doratura, che altro non è che questo pennellino in vaio con queste setole molto lunghe che servono per prelevare l'oro dal cuscinetto per doratore. Questi tre accessori per la doratura sono tutti e tre accessori Tintoretto, me li ha inviati per provarli l'azienda. Un pennello per spolverare l'oro in eccesso, io questo pennello Kabuki che usavo una volta per il trucco, della gomma lacca decerata, questa è una gomma lacca decerata. Se non sapete cos'è la gomma lacca decerata, né la gomma lacca decerata, nei video trovate la spiegazione di cos'è e come si prepara, la vendono anche già pronta nei negozi di belle arti. È una missione all'alcol, userò questa della Ferrario, che ho scoperto durante il mio viaggio a Francoforte, dove ho lavorato appunto per la Ferrario. Io di solito usavo come missioni estemporanee le missioni all'acqua, questa invece che è all'alcol, è sicca molto velocemente, tira molto velocemente ed è veramente ottima. È una delle poche missioni pseudo istantanee che mi piace tantissimo. Io di solito le missioni istantanee le fuggo a priori, invece di questa, con questa mi sono dovuta veramente ricredere. Cominciamo subito. Come prima cosa dobbiamo posizionare i nostri mandala o centrini di carta, chiamiamoli anche in italiano, sul nostro piatto a comporre una decorazione che ci aggradi. L'acqua. Come prima cosa apriamo il nostro tubettino, tengo fermo il mio mandala con la mano, voi se volete fissatevelo con un po' di scotch e stampiglio sopra, vedete? L'orma, andando a verso di taglio, cioè le mie fessure io le seguirò
con la spatola del pennello, con le setole del pennello, non ci andrò in contropelo, diciamo così. Passato su tutto, velocemente elimino quello che è il mio stencil, diciamo così, che posso buttare perché ha finito il suo percorso tra noi. Tutte queste sbaffature non mi interessano perché questa sarà la parte esterna dello stencil. A me invece interessa definire con un pennellino piccolo le zone che vorrò chiudere definitivamente con una passata di pennello, quindi ci saranno alcune zone ovviamente un pochino da riprendere, ma poco poco, basta avere in mente come era fatto lo stencil e capirete bene che sarà abbastanza intuitivo. Chiuso questo, vado a crearmi l'altro. Adesso, sempre con lo stesso pennello, riempio tutto il resto del piatto. Adesso lasciamo asciugare un attimino, quindi ci vediamo all'asciugatura completata. A questo punto prendiamo la missione all'alcol, ne basta proprio poca. Riprendo tutti i margini, ma li riprendo dando loro un verso che mi piace. Allora vedete qui che è sbavato, e allora io lo armonizzo, tanto vedo dove sto mettendo la missione, quindi posso tranquillamente muovere il pennello come mi aggrada. Quindi ristabilisco i margini esterni e poi ovviamente coloro anche la parte color terracotta, ma lì posso andarci anche con un pennellino più grosso. Ok, fatto un fiore, vedete che è più scuro rispetto all'altro, vado ad immettere la doratura. Apro la Nivea, me ne spalmo un po' qui sul palmo della mano, quindi con la spatola ne sporco leggermente la setola. Non devo imbibirne i peli, devo solamente umettarli leggermente, così. Prendo un foglio d'oro e con il coltello, aiutandomi con il coltello, lo trasferisco. Tutti gli strumenti da taglio devono essere perfettamente sgrassati, quindi prima di cominciare, se non sono nuovi, puliteli con dell'alcol e poggio la foglia e taglio. Questo coltello ha un taglio fantastico, guardate che precisione. E voilà. E anche il tappetino aggrappa perfettamente l'oro che non si raggrinzisce al passaggio. Con la spatolina prendo i pezzetti di oro e li appongo dove voglio che aderiscano, facendo attenzione di accavallarli sempre l'uno sull'altro e di non sporcare le setole con la missione poggiandola dove non devo. Con un pennello pulito e morbido, poi faccio aderire ben bene l'oro dove l'ho messo. Anche questo non devo sporcarlo di missione, perché sennò se lo metto qua e poi lo ripasso sull'oro, porto via l'oro che ho apposto. Quindi schiacciate ben bene tutto l'oro. Prendo il mio pennello da spolveratura e piano piano libero tutto quello che non deve essere dorato, cioè dove non ho passato la missione. È possibile che, essendo l'argilla, l'argilla trattiene molto, quindi è possibile che qualche pezzo d'oro rimanga appiccicato anche lì dove non dovrebbe rimanere, ma in quel caso non vi preoccupate, o ci ripassate sopra con l'acrilico o piano piano lo grattate via con qualcosa di più acuminato. Io penso che ci ripasserò, per esempio qui vedete è rimasta una traccia in più di oro, ci ripasserò sicuramente sopra con l'acrilico, tanto dopo andrò a mettere la gomma lacca nel passaggio successivo. Adesso però io continuo a dorare questa parte e poi ci vediamo a piatto tutto dorato, è inutile tenervi qui oltre.
adesso con il pennellino rifinisco i margini della doratura con il colore che ho dato prima, e lì dove magari è rimasto dell'oro appiccicato e non riesco a rimuoverlo in maniera assoluta con la spolveratura, ripasso con il colore per nasconderlo meglio. Ultimo passaggio: una volta che tutto è asciutto, assicuratevene ben bene, prendiamo un pennello pulito il più possibile, imbibiamolo di gomma lacca e passiamo su tutto per sigillare il nostro lavoro e farlo rilucere, farlo splendere. Passate veloce, la gomma lacca si dà una volta e si fa asciugare completamente, non si ripassa mai due volte sullo stesso strato finché è bagnato, e dopo, poi quando è asciutta, potete dare una seconda mano. Fate asciugare e poi ripassiamo tra qualche istante una seconda mano. Quando è tutto asciutto, diamone una seconda mano e così abbiamo concluso il nostro lavoro. Voilà! Adesso faccio asciugare completamente, faccio le foto a questo piatto che avete visto il risultato essere come professionale, ma in realtà è fatto con delle semplici guide a stencil con i nostri mandala. Potete fare un bel regalo con poco, che sia artistico, che sia bello, che sia gradevole, che sia di design, con veramente pochissimo. E allora vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo. Ciao! Fare un piatto che all'apparenza sembra talmente complesso, talmente pregno di forme artistiche, talmente pregno di conoscenza, e invece sì, la conoscenza serve, ma serve soprattutto la conoscenza dei materiali, e grazie a, devo ringraziare veramente tanto la Tintoretto per avermi mandato tutti questi materiali per la doratura, e così che io possa man mano farvi conoscere questi materiali. Avete visto come la doratura a missione con guida sia veramente molto semplice: basta uno stencil e poi occupare gli spazi che non abbiamo colorato a tampone o a pennello. È semplice, è creativo, è divertente, è una tecnica mista che dà dei risultati veramente eccellenti. Divertitevi a creare, io vi aspetto sempre sia su Facebook sia su Instagram. Venite a trovarmi su Instagram, cercate Arte per Te su Instagram, ci sono anche là, e soprattutto vi aspetto sui miei due canali, Due Cuori Una K e Ombretta, dove nell'uno con Gabriele e nell'altro da sola condivido con voi più sfaccettature del mio essere. Bene, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, stampigliatemi un bel pollice in su tutto dorato, dopodiché condividetelo sui vostri social, sulle vostre pagine Facebook, e noi ci ritroviamo sempre qua per il prossimo video. Grazie a tutti, da Ombretta e da Arte per Te è tutto, ciao, e grazie di essere sempre così affettuosi con me.